appuntamenti della settimana iniziano da Amburgo, in Germania, dove il Dichter Hallen propone una mostra dedicata a quattro grandi maestri dell'arte visiva tedesca: Baselitz, Richter, Polke e Kiefer. La loro opera giovanile, in un'epoca di grandi trasformazioni come gli anni 60, viene messa a confronto per la prima volta fino al 5 gennaio. Edimburgo accende il suo fascino con il Castello della Luce, storie di eroi antichi, miti e leggende scozzesi proiettate sulle mura e la facciata del castello. Arte e tecnologia si incontrano in un'installazione che si può ammirare dal 17 al 22 dicembre. Il Teatro dell'Opera di Roma a dicembre presenta I Vespri siciliani di Giuseppe Verdi. Sullo sfondo della ribellione sull'isola contro il dominio di Carlo I, nel XIII secolo, la storia di due amanti, Elena e Arrigo, che diventano vittime della rivalità fra i siciliani e gli occupanti francesi. L'installazione video di Jesse Jones al Guggenheim di Bilbao esplora il ruolo della stregoneria nella civiltà occidentale. L'artista irlandese utilizza questo espediente per una riflessione sulla donna e sul femminismo. La storia è quella della caccia alle streghe condotta dall'Inquisizione spagnola in territorio basco tra il XVI e il XVII secolo. Charlie Chaplin, artista e ispirazione per gli artisti dell'avanguardia. Molti ritratti illustri dell'attore, firmati da Léger, Chagall, Man Ray, Calder e Dalí. Una mostra li raccoglie a Nantes, in Francia, fino al 3 di febbraio.